In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli, compiuta la traversata fino a terra, giunsero a Genesaret e approdarono. Scesi dalla barca, la gente subito lo riconobbe e, accorrendo da tutta quella regione, cominciarono a portargli sulle barelle i malati, dovunque udivano che egli si trovasse. E là, dove giungeva, in villaggio, città o campagne, deponevano i malati nelle piazze e lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello, e quanti lo toccavano venivano salvati. Non sarebbe meglio se approfondissimo il senso cristiano della mano della donnetta che tocca la statua della Madonna e cercassimo di imparare in che senso questo è o non è un gesto cristiano, invece di decidere a priori che appunto comincia a scadere nella superstizione. Le parole non sono di un devoto bigotto, ma di un autorevole teologo, Pierangelo Sequeri. E volentieri mi lascio suggestionare da queste parole per collegarmi al Vangelo di oggi. Si parla di una folla innumerevole che si stringe attorno a Gesù e addirittura cerca di poter toccare il lembo del suo mantello e arriva anche a farlo. E quanti lo toccavano, dice il Vangelo, venivano salvati. Come ci risulta anche da un altro brano di Vangelo, dove una donna emorroissa, toccando il mantello di Gesù, viene guarita all'istante. Alla folla non basta vedere Gesù, vuole toccarlo, ma gli basta anche un pezzo di stoffa, purché appartenga a lui. E così torno alle parole iniziali di Sequeri. Cosa rivela il gesto della vecchietta che strofina i piedi della statua di Sant'Antonio? Non è forse lo stesso bisogno che avverte la folla del Vangelo? Quanti anche oggi cercano di toccare l'umanità di Cristo e non gli bastano i sacramenti? Hanno bisogno di segni sacri più periferici, di lembi di mantello. Ed è qui che dobbiamo fermarci a riflettere. Sapete qual è la messa più popolata? È la messa delle palme. E sapete perché? Perché c'è un segno da portare a casa, il ramoscello d'ulivo. E quanti vengono per la benedizione delle uova, o per prendere il pane nella festa di Sant'Antonio, o le rose nella festa di Santa Rita? Non sono forse una folla innumerevole come quella del Vangelo di oggi? L'uomo di oggi, come l'uomo di allora, ha bisogno di segni tangibili, di toccare, di odorare, di sperimentare un contatto. E succede anche che guarisce, oggi come allora. Ma ora ci domandiamo: ma cosa opera in realtà quella guarigione? Chi opera quella guarigione? Se avrete la pazienza di ascoltare in pregaudio il commento parallelo del teologo valdese Paolo Ricca, tratto da Uomini e Profeti, lui vi dirà che chi opera la guarigione è unicamente la fede. Il mantello non c'entra nulla. La guarigione accadrebbe anche senza. Certamente, ribadisco, è la fede. Senza fede tutto questo è superstizione e feticismo, ma personalmente non svilirei neppure il lembo del mantello o il pezzo di stoffa strofinato sulla statua. Abbiamo bisogno di segni, a volte, per sostenere la nostra fragile fede.